Rimasto 2019, siamo qui con Marina Sedani, Communication Manager Wicona. Buongiorno Marina. Buongiorno. Allora, noi in questa edizione Climhouse, fiera eccellenza per quanto riguarda l'efficientamento energetico, siamo partner in questo spazio, quindi Architecture on Web e Wicona. Secondo me diventa molto interessante se puoi magari darci delle linee guida su quelle che sono le novità 2019, linee e prodotti appunto di Wicona che porterà in questo nuovo anno. Certo, con piacere. Il team di sviluppo prodotto Wicona è sempre all'opera, ovviamente. Tante sono le novità che ci attendono per il 2019. Alcune sono già state presentate in occasione del BAU 2019 che si è svolto a Monaco la scorsa settimana. Farei una panoramica su quelli che sono i principali prodotti per quanto riguarda le diverse applicazioni. Partendo dai sistemi battente, abbiamo Wicline 75 Max, che è una nuova soluzione che deriva da Wicline 75, prodotto già ampiamente apprezzato in tutto il mondo, in diversi edifici. La connotazione Max sta a indicare tutto ciò che è il massimo, la massima performance in termini di luminosità, di profili minimali e anche di estetica, di gusto estetico. Questo sistema si caratterizza principalmente perché esternamente, grazie all'anta scomparsa, c'è una continuità visiva di tutto ciò che è la facciata e quindi non si riescono a distinguere quelli che sono gli elementi fissi dagli elementi apribili dell'involucro. Internamente invece ferramenta e cerniera scomparsa garantiscono una continuità visiva da parte di chi vive l'ambiente. Altro elemento molto interessante di questo sistema è la maniglia totalmente a scomparsa che è integrata proprio nel profilo dell'anta. Oltretutto una maniglia che ha avuto diversi riconoscimenti, tra questo il Red Dot Design Award 2018. Passando invece agli scorrevoli minimali, citerei sicuramente Artline, che integra la soluzione Rollers in the Frame, dove praticamente i carrelli di scorrimento sono integrati all'interno del telaio e non nell'anta come nei tipici scorrevoli. In questo caso nelle soluzioni a progetto raggiungiamo una portata massima di 1200 kg per anta e fino a 5 metri d'altezza, quindi diciamo raggiungiamo dimensioni elevatissime. Per ultimo, nelle novità parlando di facciata, abbiamo la Wictec Modulaire, una closed cavity facade, quindi una facciata a doppia pelle, che precedentemente era disponibile solo come soluzione a progetto, mentre da quest'anno è integrata a tutti gli effetti all'interno del catalogo Wicona, quindi disponibile per tutti i nostri clienti. Peculiarità di questa soluzione sono innanzitutto che ha una sezione ridotta, che si tramuta quindi in termini di benefici per i proprietari in maggior spazio abitativo da poter destinare alla locazione. È una facciata chiusa, quindi non si sporca e non necessita manutenzione e da un punto di vista tecnico può essere integrata con sistemi di oscuramento o con sistemi di areazione passiva o attiva. Mi sembra molto interessante perché ci sono tanti elementi che trovano, come dire, un giusto mix, la sostenibilità da una parte, la durabilità, l'innovazione tecnologica, quindi sono tutti elementi che Wicona sta portando molto avanti. Noi abbiamo avuto modo di svilupparli, approfondirli all'interno dei seminari online, all'interno delle formazioni web, quindi direi veramente una presentazione esaustiva. Grazie mille Marina Sedani, Communication Manager di Wicona, e alla prossima sempre qui, Architecture on Web, Climhouse 2019, Wicona. Grazie.